Ciao amici di Scatta Impara, benvenuti in questo video dove vedremo alcune novità di Lightroom versione 10. Come molti di voi sapranno, in questo periodo si svolge l'Adobe Max, una conferenza dove Adobe presenta i nuovi prodotti e portando sul palco vari esperti del settore che mostrano come usare al meglio questi software. Io la sto seguendo, quest'anno è tutta in streaming, quindi la troverete anche su YouTube, potrete rivedere molte parti e vi consiglio di darci un occhio perché può essere molto ispirante. In questa occasione è stata rilasciata la nuova versione di Lightroom Classic, la versione 10, di cui andremo a vedere un po' di novità. Le principali novità del software vi verranno mostrate all'inizio con questa schermata che ho estratto qui alla mia destra. E fra tutte le novità vediamo un nuovo strumento, o meglio una modifica di uno strumento che c'era già, quindi da divisione toni, introduzione dello strumento a color grading e poi una serie di modifiche o migliorie. Quindi abbiamo ancora l'accento sulla velocità, quindi sullo scorrimento ottimizzato di cartelle raccolte, ma anche l'applicare in modo più veloce le correzioni locali, cosa che effettivamente è un tallone d'Achille di Lightroom Classic. C'è poi la possibilità con le fotocamere Canon, per ora solo con alcune, di avere il live view durante l'acquisizione diretta, quindi una funzione molto interessante per magari andare bene a comporre su un monitor di grandi dimensioni. Non serve più fare uno scatto per vedere, ma si vede già in live view. Molto interessante. Purtroppo non posso farvela vedere perché le fotocamere che ho qui sono tutte Nikon o Panasonic. Poi vedremo un modo nuovo anche di eseguire lo zoom, quindi è stato un po' cambiato sia la nomenclatura sia è stato un po' cambiato il modo di applicarlo, di gestire lo zoom. Poi il consueto supporto di nuove fotocamere e obiettivi. Infine è stata fatta una miglioria, ovvero durante l'aggiornamento del catalogo, quindi questa versione richiederà l'aggiornamento del catalogo, è possibile scegliere il nome del catalogo, cosa molto utile per non ritrovarsi catalogo, nome del catalogo --2-2-2 all'infinito. Anche se, attenzione, leggendo qua e là su qualche forum, sembra ci sia qualche problema di conversione, quindi come sempre, se aggiornate, aggiornate magari tenendo la vecchia versione di Lightroom per un momento, oppure se avete delle consegne, dei lavori da terminare, non avete tempo da perdere, attendete un attimo per aggiornare la versione, magari qualche settimana, se c'è qualche bug verrà sicuramente risolto. Ci sentiamo un po' delle cavie, però ad oggi è così. Ma basta chiacchiere, passiamo subito a Lightroom Classic per vedere principalmente le due novità dello zoom e del color grading. Siamo quindi in Lightroom, siamo nel modulo libreria. Anzitutto vediamo che qui in cima la nomenclatura dello zoom è cambiata, non è più in rapporto, quindi 1 a 1, ma è in percentuale. Quindi se passiamo la vista lentino, tasto E, abbiamo la vista adattata, la vista al 100%, oppure una percentuale selezionabile fra questi valori. Percentuale inferiore al 100 se dobbiamo diminuire lo zoom, percentuale superiore al 100% per fare gli ingrandimenti, quindi andare anche oltre il pixel. La cosa particolare che è cambiata è che finché siamo in vista libreria abbiamo la possibilità di premere il tasto CTRL e il cursore diventerà il cursore dello zoom con questo quadratino, ovvero avremo la possibilità di fare uno zoom adattato. Vedete, c'è qualche piccolo difetto di visualizzazione, non so se si registra un movimento dell'immagine. Nel momento in cui io rilascio viene fatto uno zoom ad hoc, quindi in questo caso 44%, proprio per zoomare quest'area che ci interessa. Nel momento in cui premete spazio si ritorna alla vista adattata. Se volete ritornare allo zoom 100% si preme 100%. Eccolo qui. Quindi vista libreria, il nuovo strumento zoom selezione, zoom rettangolo. Mentre se passiamo al modulo sviluppo, chiudiamo un attimo il pannello color grading, ce lo teniamo per dopo, qui le possibilità dello zoom sono ancora un po' più estese. Abbiamo quindi col tasto CTRL sempre lo zoom a rettangolo, lo zoom ad area, ma abbiamo anche la possibilità di tenere premuto il tasto delle maiuscole, il tasto Shift, vedete che il cursore
ora diventa una lentina con le due freccette a destra e a sinistra, e quindi fare zoom in modo dinamico a partire da dove io faccio clic. Ok, simile un po' a quello che abbiamo in Photoshop con le relative scorciatoie con il tasto Z dello zoom. Ti consiglio di dare un occhio al menu visualizza e a queste scorciatoie che ti permettono di gestire lo zoom con pochi semplici tasti, in particolare appunto il tasto Z per attivare o meno la vista zoom e la combinazione Ctrl-Alt-0 per riportare lo zoom al 100% dopo che hai fatto un ingrandimento. Quindi faccio ad esempio un ingrandimento senza dover spostarmi con il mouse, andare al 100%, Ctrl-0 e ritorno al 100%, oppure Z, ritorno alla vista adattata. Anche il tasto spazio, sappiamo, ha questa funzione adatta, oppure zoom precedente. Trova appunto quelle scorciatoie di tasti che per te sono più comode. Infine ti sottolineo che queste funzionalità di zoom sono attive al 100% se hai una scheda che permette di gestire l'accelerazione. Non è necessaria l'accelerazione completa, basta l'accelerazione base. In particolare però lo zoom dinamico, quello disponibile nel modulo sviluppo premendo il tasto delle maiuscole, è attivo solamente se hai un processore grafico che permette l'accelerazione almeno quella di base. Ovvero, se per qualche motivo di incompatibilità ti è necessario disabilitare l'accelerazione nel GPU, avrai a disposizione tutti gli zoom classici, lo zoom a finestra, ma non lo zoom dinamico. Quindi, al di là del cambiamento di nomenclatura, in modalità libreria abbiamo lo zoom arricchito dello strumento zoom a riquadro, oppure in modalità sviluppo abbiamo sia lo zoom a riquadro, oppure lo zoom così dinamico con il tasto delle maiuscole. Tasto maiuscole per lo zoom dinamico, tasto Ctrl per lo zoom su riquadro. Ed ora invece, già che siamo nel modulo sviluppo, siamo pronti a dare un occhio al pannello Color Grading, ovvero quel pannello che ha sostituito il pannello divisione toni. In divisione toni avevamo la possibilità di dare un tono alle luci, un tono alle ombre. Qui la cosa è un po' cambiata, sia graficamente sia con qualche funzionalità in più. In particolare abbiamo tre ruote colori, ovvero la possibilità di dare un tono a luci, ombre, ma anche i mezzi toni. Inoltre abbiamo la possibilità anche di aggiungere un tono globale, cioè un'ulteriore aggiunta di colore. Il funzionamento è molto molto simile a quello che era divisione toni, però appunto arricchito, e i nomi ci aiutano un po' a capire che il controllo delle luci mi permetterà di dare una colorazione alle luci, e avrò la possibilità, trascinando il pallino nella ruota, di scegliere il colore e la relativa saturazione, quindi tinta e saturazione. Inoltre avrò la possibilità di regolare anche la luminosità, la luminanza di questo colore che vado ad aggiungere. In particolare, nel fare le correzioni, vi invito a vedere che sopra la ruota su cui state lavorando appaiono le coordinate colore, quindi H sta per hue, tinta, S per saturazione e L per luminosità. Si regola la saturazione definendo la distanza dal centro, pallino al centro saturazione uguale a 0, pallino all'esterno saturazione uguale a 100. Si regola la tinta girando sulla ruota e si regola invece la luminosità con il cursore che sta qui sotto. Anche qui avete la possibilità di aiutarvi nella regolazione con il tasto delle maiuscole per muovervi solo lungo l'asse della saturazione, che se avete già scelto un colore è l'opzione predefinita, oppure premendo il tasto Ctrl, Command su Mac, avete la possibilità di mantenere fissa la saturazione ma regolare solamente la tinta. E vedete che appare questo cerchio proprio per indicare che la saturazione è fissata. Eccolo lì. Ancora una volta, per andare meglio a regolare le tre regolazioni, e vi invito a prestare attenzione qui in cima, dove è possibile scegliere la modalità di visualizzazione di queste tre ruote, ovvero a tre vie, dove vedo tutte e tre le ruote, oppure le ruote singole, una per le ombre, una per i mezzi toni e una per le luci. E ovviamente la ruota è la medesima,
e riporta eventuali regolazioni già fatte, però qui avete le cose un po' più grandi, andate un po' meglio a regolarla. Inoltre, cliccando su questa freccettina, sapete che Lightroom vi nasconde un po' di cose sotto queste freccette, eventualmente avete i cursori in modalità classica con saturazione, tonalità e luminanza. Quindi apportiamo ad esempio questo tono sulle luci e sulle ombre portiamo una tinta calda e sui mezzi toni portiamo una tinta così violetto. Abbiamo quindi apportato la nostra regolazione sfruttando tutte e tre le regolazioni. Abbiamo poi la possibilità di intervenire ulteriormente su questa operazione di color grading definendo la fusione e il bilanciamento. Questi due cursori ce li immaginiamo così. Fusione ci permette di definire quanto le tre aree, quindi luci, ombre e mezzi toni, si fondono fra loro, mentre bilanciamento ci permette di definire un po' quello che era prima, ovvero che cosa si intende per luci e cosa per ombre, spostando quindi il confine verso il basso e verso l'alto. Per capire meglio questa cosa, vi faccio poi vedere un'immagine particolare, ma sperimentiamo ancora un po' con la ruota globale che ci permette di dare un ultimo tocco alla nostra immagine, dando un ultimo strato di colorazione alla nostra immagine, sempre scegliendo tonalità, saturazione e luminanza. Anche qui, come per tutte le altre ruote, il colore può essere scelto arbitrariamente all'interno della ruota, ma posso anche scegliere su dei campioni personali che ho utilizzato in precedenza, o addirittura anche posso campionare tenendo premuto una tinta presente nell'immagine, proprio perché alle volte si vuole rafforzare un effetto già presente nella nostra immagine. Una volta scelta la tinta, si può comunque andare a rifinire l'effetto. Tutte le regolazioni che apportiamo sono evidenziate da questi puntini che troviamo qui sotto, ovvero Lightroom ci avvisa, guarda, tu dello strumento color grading in questo momento stai utilizzando tutte e tre le possibilità. Quindi stai applicando un tono alle ombre, ai mezzi toni, alle luci e anche un tono globale. Se io ad esempio mi sposto sulla ruota dei mezzi toni, faccio doppio clic su mezzi toni, questa ruota si resetta, quindi tutti i cursori vanno a zero e infatti Lightroom mi avvisa, non stai più applicando l'effetto su tutte, sfruttando tutte le possibilità, ma solamente ombre, luci e globale. Uno strumento divertente che veramente vi darà qualche potenzialità in più. Se avete delle foto già ritoccate, ritroverete comunque le regolazioni fatte con divisione toni, che andranno quindi a toccare solamente il cursore delle ombre, il cursore delle luci, e da specifiche il cursore fusione sarà al valore 100. Ma prima vi anticipavo che vi avrei fatto capire un po' meglio questo strumento con un'immagine particolare, quindi torniamo per un attimo a libreria, andiamo nelle immagini di test, scegliamo ad esempio questa immagine, torniamo in sviluppo. Ecco qui, questa è un'immagine, è in bianco e nero, lo strumento color grading si può usare anche nelle immagini in bianco e nero, e vediamo un po' cosa fa. Se io applico un effetto alle luci, vediamo che sto colorando un po' tutto, ok, ma principalmente le luci. Il bianco rimane bianco, ma sto applicando una colorazione arancione alle mie luci. Ok, posso anche scegliere la luminosità, vedete come va ad impattare. Ecco che utilizzando luminosità basse, anche il bianco viene colorato e questa può essere una cosa interessante. Quando vado a toccare le ombre, ecco qui che sto colorando la parte destra di questa immagine, ingrandiamo un po', e mezzi toni, ci chiediamo, sto comunque già colorando i mezzi toni, ma diamo una tinta anche ai mezzi toni, ecco qua. Adesso vediamo bene l'effetto, quindi ho applicato una tinta arancione alle luci, una tinta verde ai mezzi toni, una tinta blu alle ombre. C'è comunque una sovrapposizione fra le varie aree e posso gestire questa sovrapposizione proprio con il cursore di fusione. Vedete come le tinte siano più definite quando fusione è a zero, perché nei mezzi toni ad esempio agisce quasi solamente la nostra regolazione dei mezzi toni. Questa cosa si vede
meglio con questa immagine, suppongo. Quindi selezioniamo questa immagine, premiamo precedente per applicare le stesse regolazioni. Vedete, l'effetto è lo stesso, vabbè, è girato di 90 gradi. A destra abbiamo le luci, a sinistra le ombre, in centro i mezzi toni. Vediamo come, se aumento la fusione, quasi la regolazione dei mezzi toni quasi sparisce, mentre se porto fusione a zero le aree sono molto più indipendenti. Mentre bilanciamento, come vi dicevo, permette di estendere le luci verso le ombre con valori verso il centro, oppure con valori negativi permette di estendere le regolazioni delle ombre verso le luci. Questo è un po' il concetto e da qui si parte a giocare, ricordando che abbiamo anche la possibilità di aggiungere un tono a tutto che va a sommarsi a quanto abbiamo già regolato. Per resettare, doppio clic sull'etichetta per resettare la singola ruota colore, doppio clic su regola per resettare tutto il pannello. Possiamo chiederci se Lightroom sta inseguendo Capture One o meno, ma pensando ad esempio al pannello Lumetri di Adobe Premiere, possiamo dire che volendo Adobe le cose le sa abbastanza fare, si tratta di applicarle. Anch'io sinceramente avrei voluto addirittura qualcosa in più, qualcosa che nel pannello Lumetri c'è già, ad esempio la divisione fra LUT in ingresso e LUT creativa. Speriamo ascoltino certi feedback, è comunque un passo. Abbiamo comunque molte più regolazioni rispetto a prima e sono certo che si possono fare dei bei lavoretti. Si può sempre fare meglio, ma tanto questo è uno strumento, sbattiamoci un po' la testa per usarlo al meglio e ottenere degli effetti che ci piacciono e che rendono più nostre le foto che facciamo. Quindi in questo video, che pensavo breve ma si è un po' dilungato, abbiamo visto qualcosa relativo allo zoom e questo nuovo pannello di color grading. Farò un video anche dedicato a Lightroom, una versione così per il cloud. Farò probabilmente un video anche su Photoshop, ma se avete delle domande mettetele nei commenti. Sicuramente questi aggiornamenti mi spingono, mi mettono anche un po' di voglia di fare qualche nuovo video, di aggiornare i miei corsi, ma soprattutto a partire da commenti e dalle vostre interazioni. Teniamoci in contatto e facciamo qualcosa di interessante per scoprire al meglio Lightroom Classic, Lightroom e in generale parlare di fotografia. Ciao!